Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. 2 per 1000, PD e Lega sono irregolari, ma li salva il Covid. Da ultimo ci hanno provato con il decreto rilancio, ma il tentativo di farci anticipare ad agosto, anziché a fine anno, i fondi del 2 per 1000 delle dichiarazioni dei redditi è sfumato, almeno per ora, perché i partiti sono pronti ad affilare le armi per mettere le mani il prima possibile sulla torta. Coronavirus, Brasile terzo paese per contagi e morti, in Cile proteste per il cibo, l'India ha superato soglia dei 100.000 infetti e l'America Latina è il nuovo fronte da tenere sotto osservazione nella diffusione di SARS-CoV-2, una nuova forte progressione della pandemia in Brasile ha provocato un ulteriore balzo in avanti di ben oltre 20.000 casi dei contagi nell'area che hanno raggiunto quota 543.378, di cui 30.474 i morti. L'analisi dell'ANSA riguarda 34 nazioni e territori latinoamericani. Il Brasile continua a bruciare le tappe superando la Gran Bretagna, attestandosi con 254.200 contagi e 16.792 morti al terzo posto nella classifica mondiale dopo Stati Uniti e Russia. Seguono Perù con 94.933 casi di contagio e 2.789 morti e Messico 51.663 e 5.332. Coronavirus, il test nelle aziende padovane rimaste aperte, 4 contagi su 1.518 lavoratori, un vero e proprio studio in vista della riapertura per cercare di capire quello che potrà succedere nella appena iniziata fase con riaperture, appunto. Ebbene, nelle aziende di Padova scelte dalla Regione Veneto per testare il manuale con le linee guida per la riapertura delle attività produttive. Il numero di contagiati tra i lavoratori è stato di 4 su 1.518, poco più dello 0,2%. Coronavirus, Trump dice prendo una pillola di idrossiclorochina al giorno da oltre una settimana. L'OMS è un burattino della Cina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riferito che prende l'idrossiclorochina, un antimalarico sotto sperimentazione, per essere usato contro il coronavirus da oltre una settimana e mezza. C'è grande dibattito nella comunità scientifica riguardo benefici ed effetti collaterali del farmaco. Una pillola al giorno, ha aggiunto il presidente della Casa Bianca, cosa c'è da perdere? Poi ha aggiunto di essere testato ogni 2 giorni e di essere sempre stato negativo al coronavirus. Albania, il Teatro Nazionale di Tirana, demolito tra le proteste, fermate 64 persone, deluse le associazioni, dicono lo Stato italiano intervenga. L'edificio costruito nel 1938 era un esempio di eccellenza architettonica italiana. I manifestanti hanno presidiato la zona tutta la notte denunciando metodi già visti durante il regime, poi all'alba di domenica il blitz. Al suo posto nascerà un complesso edilizio con centri commerciali, alberghi e servizi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Turista inseguita da Napoli a Pompei per il Rolex. Arrestato uno dei rapinatori che seguirono dal capoluogo all'ingresso degli scavi il taxi che trasportava un turista e la sua famiglia. La vittima fu colpita mentre teneva la mano dei figli. Rubò e incendiò un'auto della finanza. 34enne viene arrestato e perde l'RDC. I fatti risalgono allo scorso luglio quando il 34enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, rubò dalla stazione marittima un'auto della Guardia di Finanza e la incendiò a Casoria. Percepiva reddito di cittadinanza e sarà sospeso. Pulizia sugli autobus senza guanti e mascherine, si fermano gli autisti di ANM, protesta dei dipendenti, secondo cui i mezzi non vengono puliti e diventano pericolosi durante questo periodo di diffusione del virus. Notizie da Treviso e dal Veneto. Malattia incurabile, addio al fruttivendolo Claudio Carraretto. Aveva 64 anni, anima del mercato di Piazza San Parisio, era tra gli organizzatori della Toe Longa in Pescheria. Ex promessa del calcio, lascia la moglie e 2 figlie. Il cinema Busan riapre l'arena estiva, film tutte le sere fino a settembre. Il cinema Teatro di Mogliano Veneto si prepara alla riapertura prevista per il 15 giugno. La sala interna resterà chiusa in arrivo 3 mesi di grandi film all'aperto. Barbieri e parrucchieri e parrucchiere prese d'assalto, agenda strapiena, dicono intervista a Sandrino Swin, il titolare dell'attività di via
Zermanesa a Treviso. Il primo cliente, pensate, già alle 6 del mattino e l'ultimo a ridosso delle 21. Centri estivi, Luna Park e parchi di divertimento, ordinanze in arrivo per aprirli. Il tema delle riaperture è stato al centro del punto stampa tenuto dal governatore del Veneto lunedì 18 maggio allo studio Nuova Ordinanza per aprire cinema e teatri. Fase 2, Treviso riapre i principali mercati cittadini. Oltre al prolungamento di orario per statisti e parrucchieri, il sindaco Mario Conte ha autorizzato la riapertura dei mercati con ingressi contingentati e percorso unidirezionale. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Scontro tra mezzi lungo la Napoli Ionica, un morto. Incidente tra due camion e un'auto nel primo pomeriggio all'altezza di Castion di Strada. Incidente mortale appunto all'altezza di Castion di Strada, per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Si sono scontrati due mezzi pesanti e un'auto. Riaprono bar e negozi, un nuovo inizio che emoziona. Luca Lombardo, titolare del caffè al Portello di Udine, ha scritto una lettera per ringraziare pubblicamente chi l'ha sostenuto in questo periodo di chiusura forzata e di fermo dell'attività. Ieri è lunedì 18 maggio, anche a Udine quindi tante attività hanno riaperto i battenti dopo due mesi di lockdown, tra timori e incertezze per il futuro e tanto impegno per garantire l'operatività in piena sicurezza. Ciclisti al pronto soccorso, due incidenti in Friuli, un 80enne caduto a Villa Santina mentre a Colloredo di Monte Albano un ferito in uno scontro con un'auto. Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri sulle strade del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. Il primo è accaduto in via Nazario Sauro a Evillino di Villa Santina, vittima un pensionato di 80 anni che mentre stava pedalando in sella la sua bicicletta ha perso l'equilibrio ed è rovinato sull'asfalto. Soccorso dai passanti che hanno chiamato aiuto è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Adesso cinema in streaming Le Lotte del Cormor, proiezione speciale dal 19 al 24 maggio sulla piattaforma curata da Visionario Cinema Zero e Cineteca del Friuli. Arriva in esclusiva appunto su Adesso Cinema, la piattaforma streaming pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinema Zero di Pordenone e la Cineteca del Friuli in collaborazione con la Tucker Film. L'Islotis dal Cormor, appunto Le Lotte del Cormor, documentario che ripercorre il grande sciopero alla rovescia tenutesi nella bassa friulana tra la primavera e l'estate del 1950. Sarà disponibile gratuitamente, appunto come dicevamo, da martedì 19 a domenica 24 maggio. Lignano, Tiziano Ferro e Cremonini slittano al 2021, saltano i due grandi appuntamenti dell'estate in programma il 30 maggio e il 21 giugno allo stadio Teghil. La notizia era nell'aria da settimane, ma oggi è ufficiale. I due grandi eventi dell'estate 2020 a Lignano Sabbiadoro slittano al 2021. Parliamo della prima tappa del tour di Tiziano Ferro, il programma il 30 maggio allo stadio Teghil, e dell'appuntamento con Cesare Cremonini fissato per il 21 giugno, sempre nell'impianto della cittadina balneare. A darne notizia è la FVG Music Live, organizzatore locale dei due attesissimi concerti. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.